Ciao, benvenuti. Le nostre telecamere di Curiosando vi portano a Ponte Buggianese. Salutiamo gli amici un po' da tutto il centro Italia che ci seguono. Siamo in questo bel paese all'interno della festa tricolore per presentare la terza selezione di Cocco di Suocera. Ne vedremo delle belle, ma soprattutto dei belli. E queste suocere! Dai, entriamo dentro lo show! Cocchino di Suocera, tu come ti chiami? Da dove vieni? Allora, io mi chiamo Luca e vengo da Monsummano Terme. Luigi. Luigi, dove sei? Di Borgabugiano. Sandro Casella. Casella mi sembra che sia del sud, di dove? Di Palermo. Mi chiamo Giovanni Lo Monaco. Giovanni Lo Monaco, è un cognome che non è di Bergamo, di dove sei? Palermo. Palermo. Anche se non sembra, sono siciliano. Sì, è biondo con gli occhi azzurri, ma insomma. Il tedesco mi dice. C'hai qualcosa svedese tedesco. Lui si chiama Danny Italia, un nome particolare, un cognome ancora di più. Le tue origini sono di? Del Ponte, io sono del Ponte, Ponte Buggianese. Sì, ma il cognome non è. Sei nato. No, io sono nato qua, però il mio nonno, sinceramente non so di dov'è. Cioè, non mi ricordo. Non lo sa. Lui è Costin. Il nome la dice lunga, perché non è un cognome italiano. Sei originario da dove? No, in realtà sarebbe il nome. È il nome? Esatto, il secondo nome è Sebastian. Sebastian, ma sei originario? Dalla Romania, sono nato. Nato in Romania, sei venuto qua, sei cresciuto. Di 5 anni. Quindi insomma te la ricordi nemmeno più. Sì, esatto. Quanti anni hai? 23. 23 anni. Sei fidanzato? Sì. No, no, assolutamente single. Assolutamente. Con le vere protagoniste, signori e signori, loro, le suocere! Caterina viene? Da Spianate. Da Spianate. Lei com'è come suocera? Bella, brava. Chiama? Raffaella. Come dovrebbe essere il suo cocchino, il genero ideale? Prima di tutto che sappia cucinare bene. Cioè, non che voglia bene alla figlia, quello è? No, no. Che sappia cucinare bene, sì, alla fine, e che abbia soldi. Presenti? Gabriella Bartolini. Gabriella Bartolini, guardi che bella, anche in televisione nel maxi schermo. Sono un pochino più all'antica della signora. L'importante è che voglia bene a mia figlia. Ai ai ai. Vada Messicongola. Ai ai ai. Lei può aiutarlo, eh? No, no, sì. No, è donna all'antica lei, vuole si spoglia lui. Uey! Vada a messelo mira, eh. Era da tempi che mio marito aveva 20 anni che non vedo uno spettacolo così. Alla festa tricolore di Ponte Buggianese ci sono le amiche che si danno da fare per la lotteria, eccetera, eccetera. Lo sa che c'è Cocco di Suocera? Sì. Ma lei è suocera o no? Suocera, uno e mezzo. Allora, la suocera uno e mezzo che si chiama? Elena, maestra Elena. Maestra Elena, cosa colpisce di più di un fidanzato di un genero? Che non si provi mai a far star male la mia figliola. Mamma mia, come ci ha guardato male, anche lei? Io sono suocera ancora. Lei non è suocera? No, non sono suocera. Nicola, Nicola viene da? Pisa. Quanti anni ha Nicola? 19. 19 anni. E mi diceva prima dell'intervista una cosa carina. Papà da dove viene? Da Livorno. Mamma? Da Pisa. Cosa strana, perché pisani e livornesi, insomma. Cioè. Non sono molto d'accordo tra di loro. Lui è Armando ed è calabrese, uomo del sud, e lui sa come conquistare le donne, ma soprattutto le suocere. In Calabria la suocera è importante più che di qua, eh? Eh sì, è più importante la suocera. Questo cocco di suocera viene niente po' di meno, anzi le origini vengono dal Marocco e si chiama Abdelghani, ho detto bene? Abdelghani. Abdelghani, che poi in realtà non è così poi tanto difficile. No, una volta imparato ti viene anche bene. Lui lo conosco, non devo chiedere il nome perché si chiama Samuele Ghiselli ed ha già partecipato, questa è la terza edizione. Sì, sì, sono uno dei veterani.
veterani di Cocco di Suocia, perché lui ha detto: finché non vinco una selezione io non smetto. Sì, almeno una. E qui siamo nel backstage della cucina della festa tricolore. Ma lei è suocera? Ancora ma se no, fosse l'anno prossimo. Se quando sarà suocera cosa si aspetterebbe da... Infatti io stasera verrò a vedere per imparare a fare la suocera. Tu come ti chiami? Cristian. Cristian non è un concorrente di Cocco di Suocera, ma come ti comporti con la suocera o come ti comporteresti? Io bene, ma ce l'ho la suocera. E come ti comporti? Bene. Bene, bene, bene. Come hai fatto a conquistarla? Facendo la grigliata. Qual è il segreto tuo per conquistare la suocera? Avevi sempre tante attenzioni, ogni tanto quando mi invita a pranzo, a cena, portargli un dolcino, portargli dei fiori per farla sentire apprezzata. Sicuramente la gentilezza quando mi invita a casa, insomma, fare la mia parte, anche aiutare a sparecchiare, fa un po' il ruffiano. Fare un po' il ruffiano aiuta, secondo me. Innanzitutto portarla in vacanza con me e fargli vedere la mia bellissima città. Quindi si presume che la suocera non sia di Palermo, ma se è di Palermo? Non è di Palermo, è di qua. Dandomi da fare quando sono a casa da lei, magari al tavolo, apparecchiare, magari senza dover chiedere, e soprattutto tenere e voler bene a sua figlia. E trattando bene come una principessa la figlia, aiutandola in casa, magari alle cene, alla cena a apparecchiare, aiutare a portare la spesa. Vogliono metodi tradizionali. Quali sono i metodi tradizionali? Per esempio un mazzo di rose, portarla a cena fuori, questa cosa qui. Cioè portarla a cena fuori tu e lei da solo con la... Ah, quindi... Giustamente... Ma mi baccagli la suocera? No. O... Però se può essere un metodo... Qui c'è uno che è stato un cocchino di suocera un po' di tempo fa, si chiama Maurizio. Maurizio, tu ti ricordi come hai conquistato un po' di anni fa la tua suocera? Ma è stata una cosa lunga, però conquistata, a portargli il regalino, a coccolarla. Quindi il vecchio metodo funziona? Il vecchio metodo che funziona sempre. Viste tante di sfilate, ecco, questa mi fa orgoglio da abitare a Pontebugianese, perché mi sono proiettato nelle serate di Milano. Grazie Mirko e Maurizio, grazie! La porteresti in vacanza? Sì, lei la mando in vacanza e poi io vado con la figlia da un'altra parte. In vacanza, ma la manda via. Faccio il regalo, però comunque sia, insomma, la farò contenta. Questo è un furbacchione, però non lo so. Anche questa volta mi sa che non l'hai detta giusta. Vabbè, non sono mai contento. Ci rivedremo alla prossima puntata di Cocco di Suocera. È un'altra edizione, vai, non fa male. Dipende. Bisognerebbe vedere. Ho capito. E se è una suocera simpatica che non rompe? Sì, ci può stare. Dipende da lei. No. No. Può essere anche a fin di bene, no? Per il rapporto.
Sì, infatti. Hai dato una risposta a rischio, comunque. Sì. Sapete quanto, quanto è disponibile? Dipende anche qui dalla suocera. Anche, anche. Da quanto, dato una risposta. Da quanto è messa bene, da quanto è disponibile. Da quanto è messa bene, che vuol dire? In tanti sensi. Cioè, la vuoi sexy la suocera? Abbastanza, direi. Ma direi, cioè, mi rispetto, anche se non sono chissà che cosa, però mi rispetto. Qualcuno che qui non ci dovrebbe essere, Matteo Litteltoni, cosa ci fai? Questo è Cocco di suocera, che ci fai qui? Io volevo cantare perché a me mi hanno dato il permesso di cantare. Ma io non te l'ho dato il permesso, stasera non si canta. Questa non è I belli della diretta, quella è un'altra trasmissione. Qui siamo a Cocco di suocera. Ma a me mi hanno dato il permesso. Ma chi sei? Non sei mica famoso. Sì, sono famoso. Ma famoso quanto? Tanto. Ma senti, qui non canterai stasera, te lo dico io. Non finisce qui. Non finisce qui, vabbè, ok. Vediamo se non finisce qui. Mi fa la sfida, a me. Dimmi la verità, dimmi la verità, la verità, che forse capirà, capirà. E questo signore, anzi questo giovanissimo ragazzo, è uno degli organizzatori della festa tricolore a Ponte Buggianese. Ma chi ve l'ha fatto fare una festa, diciamo, che ha avuto eventi così importanti, a ospitare il Cocco di suocera? Noi siamo invece entusiasti proprio del Cocco di suocera, perché senz'altro tira fuori l'animo popolare che si respira in una festa di paese. Quindi siamo entusiasti di vedere il Cocco di suocera e gli effetti che avrà sul pubblico. Ma tu, Mirko, ce l'hai una suocera? Sono in via, mi sto per sposare, quindi. E allora come ti comporti? Come ti sei comportato? Perché se ti stai per sposare vuol dire che ha funzionato. Diciamo che siamo sulle vie delle prove generali e quindi si spera che funzioni. Silvia, la coorganizzatrice, è colei che ha creduto dal primo momento a Cocco di suocera. Sì, è vero. Dal primo momento. Ma senti, secondo te, abbiamo conosciuto Mirko, no? L'abbiamo presentato come organizzatore. Lui non ce l'ha detto come ha fatto a conquistare la tua mamma. Qual è la sua dote per essere diventato anche lui il cocchino di suocera? Boh. Alla mia mamma non gliel'avete chiesto? No. A lui. È un bravo ragazzo. Ho capito, vai, fai il baccalà. Conoscono tutti al ponte. Lo so, ora si sposano, che deve dire? Vince la terza selezione di Cocco di suocera a Ponte Buggianese 2016, il concorrente numero 6, Abdelghani Majid. Lui, vincitore di Cocco di suocera, Abdelghani Majid. Vi abbiamo portato qui all'interno di questo bel paesino, nel cuore della Toscana, nel centro della Val di Nievole, alla festa tricolore di Ponte Buggianese. Vi abbiamo fatto conoscere le nostre giurate, le nostre suocere, i cocchi di suocera, e lui è risultato il vincitore. Viene dal Marocco e il suo nome è Abdelghani Majid. Grazie! Ciao Ponte! Ciao! Ciao! I'm on top of the world.